Benvenuti ad un nuovo appuntamento del canale Passione Stilografiche. La stilografica che recensiremo oggi è la Winsung modello 3001. È una penna interamente in plastica, tranne la clip, e un pennino scoperto della Winsung, extra fine EF. E ha un alimentatore che ha la caratteristica di essere trasparente. Per ora non si vede perché c'è già l'inchiostro, ma tutto l'alimentatore è trasparente. Non so se da questa angolazione si riesce a vedere la trasparenza dell'alimentatore. Io ho caricato già la penna, un caricamento con converter, viene fornita così da Ginao. Simile, diciamo, a quelli della Ginao, sono questi converter che sono molto comuni nelle penne fatte in Cina. Caratteristica principale di questa stilografica è il fatto che costa pochissimo, perché forse l'ho presa, se non ricordo male, 1 euro o 2 euro, compreso spedizione. Ha un design che non è nuovo, ma somiglia alla sua sorella maggiore. Sono molto 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 simili con la Pilot 78G. Hanno molte cose in comune, ad eccetto comunque del pennino, che è tipico della Pilot. E la Pilot c'è pure il sistema di carica con un attacco proprietario. Questo ha un attacco del caricatore, il converter, sì, un proprietario, però diverso da quello della Pilot. Adesso, visto che è già carica e pronta per scrivere, procediamo a una prova di iniziare la prova di scrittura. Dunque, prova di scrittura, canale, passione. Stilografiche. Stilografica. Wing Sung 3001 A. 3001 A. Questo è il modello che compariva sul sito dove ho effettuato l'acquisto. La penna è molto leggera, è in plastica ed è, si vede che è un pennino extra fine. Questa è una prova di scrittura con la stilografica Winsung 3001 con pennino extra EF. Il pennino è molto scorrevole sulla carta ed diamo a un tratto per l'appunto. Procediamo a vedere le perdite di tratto, eventuali perdite di tratto che potrebbe avere il pennino. Il pennino si comporta abbastanza bene nel tratto veloce, va pure molto molto bene. Guardate qua, non perde il tratto, ma è abbastanza costante. Nei cerchi, guardate qua, il pennino va abbastanza bene. Vediamo l'altro lato del pennino. Scrittura con il pennino capovolto. Dunque, anche con il pennino capovolto la penna scrive bene. Il pennino scrive
Bene. Vediamo nella scrittura veloce come se dovessimo firmare qualcosa. Anche qui la penna, basta che il pennino poggia sulla carta, che la penna c'è un tratto vario nello spessore, ma perdite di tratto no. La penna non ha perdite di tratto, nel tratto veloce scrive molto bene. Allora, finora la penna si è comportata molto bene, vediamo qua anche il tratto veloce che scrive bene. Personalmente io non amo i pennini fini, neanche quelli extra fini, non sono tra quelli che prediligo. Però devo dire che, nonostante il costo irrisorio veramente di questa penna, la penna si comporta molto bene. Meglio troviamo un pennino medio. Allora, adesso dobbiamo dare un vuoto. Andiamo a vedere comunque se traspare oppure no la carta, e la carta non inchiostro non traspare la carta, anche perché c'è un tratto che è molto sottile e il flusso di inchiostro è nella norma, va bene così. Allora, devo dire che per il costo, cioè costo irrisorio di pochi euro, sia una penna comunque di buona qualità, dal tratto extra fine, e il design ritrovato in altre stilografiche più blasonate, però devo dire che per il costo pagato, il rapporto qualità-prezzo è davvero buono. La Winsung comunque è sempre stato un marchio di penne stilografiche che produce dei pennini che comunque sulla carta si comportano bene. Devo dire che questo non fa eccezioni. Allora, per qualità prezzo, le caratteristiche di questa stilografica e il modo in cui si comporta nella carta, nonostante io non ami in modo particolare i pennini extra fine, gli do un bel 7, che è un voto meritatissimo. Dunque, voto di oggi 7. E con questo voto chiudiamo la recensione di oggi della Winsung 3001 e ci diamo appuntamento alla prossima recensione del canale Passione Stilografiche.